Professore, quando vuole. Cari amici della Levi, ben ritrovati al nostro tradizionale appuntamento mensile organizzato dai nostri alunni. Questo è l'ultimo degli appuntamenti che nel corso dell'inverno e della primavera hanno portato veramente in questo canale docenti di primissimo livello, i nostri alunni sempre attivi per dialogare e poi tutto il gruppo che si è unito alla discussione finale. L'appuntamento di oggi ha come ospite la professoressa Donatella Restani dell'Università di Bologna, che saluto e ringrazio calorosamente. La posso definire anche lei come un'amica della Levi, per gli anni addietro è stata un'assidua frequentatrice delle nostre iniziative, quindi il suo ritorno è ben gradito all'interno della fondazione stessa. E poi saluto i due alunni, Paola Budano e la Bernadette Nagy, che raccoglieranno gli stimoli della professoressa Restani e tutti voi che partecipate. L'incontro di oggi, nuove prospettive metodologiche e nuove fonti per lo studio degli strumenti musicali, preistoria, antichità e medioevo. Nel lasciare la parola alla professoressa Restani, ricordo anche che le attività degli alunni si chiudono il 23 giugno, quando presenteremo la storia della musica, edita da Treccani, che è stata coordinata da Sandro Cappelletto, che sarà nostro ospite. Ci saranno molti relatori che hanno partecipato appunto all'allestimento di quel poderoso volume e tanti alunni che si sono prenotati per dialogare all'interno di quell'iniziativa. Auguro a tutti ancora un buon pomeriggio e cedo la parola alla professoressa Restani. Grazie. Buonasera a tutti e grazie ancora Roberto Calavretto per questo graditissimo invito. Saluto il pubblico di questo pomeriggio, in particolare le due giovani ricercatrici Paola Budano e Lanogi del gruppo Levi Alunni et Alumne, con cui condividerò questa conversazione. A loro devo l'invito in questa sede prestigiosa del cui comitato scientifico ho fatto parte per una decina di anni durante la presidenza di Giulio Cattin. Il ricordo di quegli anni così fervidi di iniziative innovative nel segno dell'interdisciplinarità e di uno sguardo davvero globale della musicologia mi rendono particolarmente lieta di questo invito e di essere oggi qui con voi per conoscere direttamente i nuovi frequentatori delle numerose iniziative attuali della Fondazione. Le colleghe si occuperanno, come sapete, rispettivamente Paola Budano della preistoria e Lanogi del Medioevo, io dell'antichità. Da quel mondo proporrò uno sguardo verso prospettive metodologiche e fonti nuove, vedremo, per lo studio degli strumenti musicali. Prima di iniziare, però, desidero ringraziare anche chi mi ha aiutato nella messa a punto delle diapositive, come al solito la nostra fedele collaboratrice del laboratorio musicale del mio dipartimento, il Dipartimento di Beni Culturali, e cioè la dottoressa Maddalena Roversi, Monaco. Iniziamo. C'è sempre un momento di suspense in questa condivisione dello schermo. Vediamo un po' se riesco. Cliccare. Ah, così, d'accordo. Bene. Da una decina d'anni circa, gli strumenti musicali del mondo antico sono al centro di un interesse crescente degli studiosi di discipline umanistiche nell'ambito delle ricerche sui vari aspetti della cultura materiale del Mediterraneo antico e del cosiddetto Vicino Oriente. Se ne sono interessati in particolar modo gli archeologi e delle varie aree geografiche, egittologi e sumerologi, e compresi naturalmente gli storici della Grecia e di Roma soprattutto, e i filologi classici per le fonti testuali.
La situazione era molto differente negli anni 90 del Novecento, quando c'è stato un vero e proprio boom, come è stato detto, dello studio della musica nel mondo antico. E, per esempio, nel volume di Martin West, che vedete, il manuale che insieme ai Greek Musical Writings di Andrew Barker è stato uno dei principali testi di riferimento per gli anni 90 e oltre, agli strumenti musicali erano dedicati due capitoli, String Instruments e Wind and Percussion, per complessive 80 pagine su 400. Ma al di là dell'aspetto quantitativo, che non è mai esaustivo come indicatore unico, occorre sottolineare che le tipologie delle fonti di riferimento erano essenzialmente le immagini e soprattutto i testi. I testi, una varietà straordinaria, dato la competenza straordinaria di Martin West. E in realtà invece i riferimenti agli strumenti musicali veri e propri erano limitati ad alcune notizie provenienti dagli scavi che erano stati fatti fino a quegli anni, e in particolare degli strumenti a corde. La suddivisione, quella che adotta West, non è l'Orbostelsax, come chiaramente vedete, ma è quella che si trova più solitamente nei trattati musicali dell'antichità, no? Tra strumenti a corde, a fiato e a percussione. E, dicevo, tra gli strumenti a corde, cita solamente, per esempio, dei frammenti di strumenti provenienti da scavi di Ninidi in Attica, di una lira micenea, una tomba d'alveare. Più dettagliato per gli strumenti a fiato, ne cita una quindicina di età preellenistica, cita l'organo ritrovata da Quincum, e per gli idiofoni cita solamente alcuni cembali provenienti posseduti dal Getty Museum e alcuni tipi di sonagli provenienti da tombe della Magna Grecia. Quindi una collezione, diciamo così, un gruppo di strumenti relativamente poco numeroso, provenienti da scavi in Grecia, in Italia, nelle colonie della Grecia, e esposti o nei luoghi di scavo o nelle grandi istituzioni europee, dove sono confluiti insieme agli altri oggetti di scavo, come il British, il Louvre, il Museo Nazionale di Copenaghen. Ma anche di questi musei non esistevano, ma non esistono tuttora, cataloghi specifici dedicati agli strumenti musicali dell'antichità, ad eccezione dell'Egitto antico. Da allora a oggi la situazione è andata movimentandosi. Basti pensare ai ritrovamenti di strumenti musicali dell'ultimo ventennio, specialmente di nuovo in Grecia, in Italia e in Egitto, tra cui cito soltanto gli auloi in osso di Poseidonia, l'aulos di Pidna, l'aulos e la lira degli Eria e Gates di Atene, tutti scavati e descritti da Stelios Psarudakis, collega del Dipartimento dell'Università di Atene. E se mi verrebbe da dire il XX secolo è stato definito il secolo dei papiri, compresi quelli con notazione musicale, il XXI sembrerebbe caratterizzarsi come il secolo di nuove scoperte o di nuove identificazioni e soprattutto valorizzazioni degli strumenti musicali come parte del patrimonio culturale. In anni recenti, anche i musicologi non di formazione archeologica hanno iniziato a condividere, non solo, diciamo così, di formazione archeologica, hanno cominciato a condividere questo rinnovato interesse, come attestano anche gli argomenti appunto di questa conversazione. Pertanto, le questioni che desidero oggi condividere con voi, nuove generazioni di musicologi, sono: qual è l'apporto che i musicologi hanno dato e potranno dare a questi studi?
quali metodi abbiamo adottato? E infine, soprattutto, qual è lo scopo dei nostri studi sugli strumenti musicali dell'antichità? Ho diviso in due parti questa conversazione. Nella prima presento rapidissimamente 5 esempi di progetti di ricerca nazionali e internazionali multidisciplinari sulla valorizzazione degli strumenti che hanno dato seguito a convegni, pubblicazioni e esposizioni dal 2012 a oggi. Nella seconda condividerò alcune riflessioni a proposito dei metodi e degli scopi delle ricerche sugli strumenti dell'antichità all'incrocio tra musicologia e antropologia. Il primo caso è quello famoso della tomba del poeta del Pireo. Nel 1981, 40 anni fa, il 13 e il 14 maggio, nel corso degli scavi di emergenza ad Odosol Gas 53 nel sobborgo di Dafni ad Atene, furono rinvenute due tombe. La seconda, quella con la freccina, fu annunciata alla stampa come la tomba del musicista. I contenuti furono trasferiti dapprima al Museo Archeologico Nazionale e in seguito, dopo il restauro, al Museo Archeologico del Pireo. Nella prima delle due tombe, quella di destra, furono trovate ossa di un adulto sui 40 anni insieme a 4 lechitoi che hanno permesso la datazione delle due tombe e questi resti databili intorno al 430 avanti Cristo. Nella seconda tomba, quella che ci interessa, furono trovate le ossa di un giovane adulto. Ecco, questo è il disegno della disposizione degli oggetti insieme allo scheletro. E quindi le ossa di un giovane adulto, di cui semplicemente mostro alcune parti, denti, parte del cranio, parte dell'osso sacro, insieme a giocattoli, cioè astragali, sia di osso sia di metallo, degli strumenti da falegname, una sega in alto a destra, uno scalpello in basso a sinistra e in alto a sinistra una cassettina per scrittura con stilo e ciotolina in cui mettere l'inchiostro. E poi il papiro, il famoso papiro trovato in questo stato frammentario e 5 fogli di 2 diverse tavolette in legno polittica assieme ai resti di una lira, di un'arpa e una canna di una coppia di auloi con imboccatura. Qui in basso vediamo la forma della esposizione nella vetrina del Museo Archeologico del Pireo, dove si trova. Sui frammenti papiracei e sui polittica si possono leggere ridottissimi resti di scrittura in alfabeto ionico. Alcuni nomi mitici hanno fatto pensare a un contesto poetico, se ne è occupato proprio Martin West. Non è possibile leggere nessuna notazione musicale, come invece era stato supposto dai libri di inventario dello scavo. Una selezione di oggetti, frammenti di papiro, tavolette incerate, le lechitoi e gli strumenti musicali sono stati sottoposti alle indagini radiografiche multispettro a raggi infrarossi e sia pure molto rapidamente voglio semplicemente mostrarvi ecco un po' di dettagli di questi strumenti in modo che insomma diamo un po' di materialità anche noi. Questi sono i dettagli della arpa all'angolo in alto dell'arpa. Ritrovamento di un'importanza straordinaria perché è l'unica arpa, scusate, di cui abbiamo conoscenza e poi ancora abbiamo l'aulos e ecco imboccatura dalla parte proprio col foro. Questo, ecco.
di nuovo il frammento di papiro, qui invece dopo il restauro, e poi d'accordo, queste sono appunto tutte le foto di questo tipo di indagini così sofisticate. Ecco, stati pubblicati naturalmente i risultati, ma quello che mi fa piacere sottolineare è che poi ci si è incominciati anche a interrogare non solo sulle questioni organologiche, sulle quali Stelios Arruda?kis, Christoph Terzis, Stefan Hagel sono andati molto in profondità nella descrizione organologica degli strumenti ritrovati, addirittura per quello che riguarda il carapace di tartaruga. Stelios Arruda?kis ha proposto la possibilità che sia stata fatta male la ricostruzione perché le tessere non corrispondono al tipo di testudo marginata del carapace e che i carapaci sarebbero addirittura due. Quindi tantissimi problemi sollevati, ancora aperti, dalla ricostruzione e anche dalle indagini strumentali su questi oggetti. Ma ci si è anche incominciati a interrogare sulla professione, su chi fosse la persona sepolta in questa tomba numero 2, questo giovane, da studi appunto biologici, ma non ci sono ancora gli studi del DNA. E questo fa sì che non ne conosciamo il sesso. Perché questo è molto importante? Perché, come tutti sappiamo, nella iconografia dell'antichità e nei testi, l'arpa, triangolare, a fuso, tutto quello che volete, tutte le notizie che sappiamo su quelli che chiamiamo i trigonon, sono collegati a una donna, alle donne, al genere femminile. Non abbiamo mai avuto notizie di un'arpa collegata a un uomo. E allora, giustamente, Sharami Bandrick, nel recente Companion, dice: beh, se il DNA ci facesse confermare l'ipotesi che è stata avanzata da tantissimi sulla possibilità che questa arpa appartenga a una donna, dobbiamo rivedere tutte le nostre ipotesi, tutte le notizie che abbiamo da un punto di vista iconografico e da un punto di vista testuale, vale a dire i testi, le immagini ci parlano attraverso dei linguaggi convenzionali che non sempre, non comunque. Di cui non sempre e non comunque abbiamo dei riscontri nei dati materiali. E questo è un elemento, una questione ampia che chiaramente dobbiamo tenere in considerazione. Anche perché invece tutti gli altri oggetti della tomba vanno benissimo, fanno gioco, no? Per un giovane maschio che sta imparando o magari sa costruire gli strumenti. Ma l'ARP? D'accordo. Secondo caso, caso anche questo studiato per la valorizzazione museale tramite l'archeologia e l'acustica virtuale, di uno strumento musicale ritrovato questa volta non da scavo direttamente, ma dalla documentazione d'archivio arrivata nel 1935 all'Università di Padova, insieme al resto dei depositi delle cassette, ci torniamo, ecco, di questo signore centro della fotografia, che è Carlo Anti, che poi fu rettore all'Università di Padova e direttore della missione egittologica nell'oasi del Fayum e in particolare da Teptinis.
Ebbene, proprio tra le sue scatole, non vi sto a raccontare la storia che è stata raccontata in molti, insomma, da persone di cui tra poco vi dico, e che comunque tra le sue, tra i suoi scatoloni è uscito fuori appunto questo flautino di Pan che vedete qui dopo il restauro. E che, e che è stato restaurato nel 2013 grazie a una collaborazione tra due dipartimenti dell'Università di Padova e in particolare del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, il Centro di Sonologia Computazionale, che da molti anni si occupa di produzione, conservazione e valorizzazione di opere solitamente di musica contemporanea, ma che ha ormai al suo attivo anche diversi progetti sulla musica del passato, sulla ricostruzione virtuale. Diretto all'epoca dal professor Giovanni De Poli, che mi fa piacere salutare perché prima ho letto il suo nome tra i presenti, e in collaborazione con l'equipe di archeologi, egittologi e fisici guidata dalla professoressa Paola Zanovello del Dipartimento dei Beni Culturali della medesima Università Patavina. Il progetto Archaeology and Virtual Acoustics e Pan Flute from Ancient Egypt si caratterizza proprio per l'intento di proporre una disseminazione al pubblico più ampio, interessato nel passato come oggi, a riascoltare uno sperimentale, ipotetico suono dello strumento. Le varie tappe del progetto, del restauro di questo piccolo strumentino formato da 14 canne in palustri legate da corda e rivestite di materiale composito con un'altezza di 14 centimetri e mezzo per 17 e mezzo di lunghezza, databile, datato al radiocarbonio, tra il VI e l'VIII secolo dopo Cristo, un reperto estremamente prezioso perché ben pochi ce ne sono qui lo vediamo in sue varie, ecco qui le analisi e qui una delle equipe, appunto quella che vi ho citato, con le loro analisi straordinarie. Ecco. E questi sono gli altri luoghi di provenienza dei pochissimi flauti di Pan che finora ci sono giunti. Quindi, come vedete, e alcuni di loro non sono utilizzabili perché matrici, quindi scavate nel legno, come questo. E quest'altro addirittura di terracotta. Ma ritorno solo un secondo allo straordinario esperimento dei colleghi dell'Università di Padova, perché hanno compreso anche un'installazione interattiva che permette al visitatore del museo di suonare una versione virtuale dello strumento musicale. Tra l'altro, dal 6 di aprile c'è anche un video su YouTube nuovo, quindi insomma potete veramente godervi queste nuove ricerche. Che, come diceva il collega Sergio Canazza, la difficoltà e l'innovazione di questa ricerca risiede nel fatto che si è dovuto dedurre il modello sonoro dalle analisi tecniche estremamente sofisticate condotte sul flauto originale e non si sono potute ricavare delle misure acustiche, data la fragilità e le condizioni, eccetera. Bene, terzo caso di cui ci occupiamo come esempio, un progetto che anche è ha avuto la disseminazione al centro, no, della sua organizzazione progettuale.
E penso di non dovermi soffermare perché tutti, immagino, conosciate questo grandioso progetto che ha coinvolto appunto diversi gruppi fondati fin dai primi anni Ottanta, un team internazionale di archeologi, musicologi, costruttori di strumenti, musicisti, compositori, sound designer, filmmaker, artisti informatici, formato fin dal 2010 per raccogliere questa sfida, no, di esplorare 40.000 anni di musica europea da prospettive diverse. Al centro del loro lavoro l'analisi dei processi artigiani di ricostruzione dei manufatti, la costruzione di copie. L'esposizione che è diventata un'esposizione viaggiante, mobile, questo Music and Sounds of Ancient Europe, che ha visto la collaborazione appunto di molti di questi colleghi da De Angeli, Both, Hagelons, eccetera, e ricerche sugli spazi della musica nell'antichità, ricerche di archeologia sperimentale che hanno portato nel senso a prospettive di multimedialità e alla ricostruzione virtuale di questo sound gate da parte di Rupert Till. Ma di questo penso sappiate tutti molto. Di questo probabilmente sapete meno. L'undicesimo convegno di Moisa è stato dedicato a Music and Materiality nel 2018 e non mi soffermo, ma semplicemente vorrei riprendere tre risultati finali che appunto uno degli organizzatori, James Lloyd, ha poi pubblicato, di questi tre filoni usciti dai documenti presentati al convegno, e che evidenziano alcune aree di studio attuali e di studio futuro. Primo, lo sviluppo di approcci metodologici rigorosi per l'interpretazione dell'iconografia e della materialità musicale. La complessità della rappresentazione artistica della performance musicale degli strumenti musicali è un'area, diceva, che ha bisogno di ulteriori considerazioni. E il secondo deriva da questo, perché gli strumenti musicali possono e dovrebbero essere studiati oltre i loro tradizionali confini organologici. Basti pensare che una data classe di strumenti non doveva necessariamente avere il medesimo significato culturale in tutto il mondo antico, ma che recano valori culturali più ampi simbolicamente, gli strumenti musicali. Ecco. E terzo filone, la diaspora della musica greca e romana, immaginata o meno, e anche questa, al di là naturalmente dei confini della Grecia e di Roma, per esempio nell'attuale Maghreb, la Libia antica, piuttosto che nelle zone oltre la spedizione di Alessandro, e così via. E infine, ah, scusate, erano questi three broad strands, ma ve li ho riassunti io. E infine il progetto nato nel 2013, Paysages sonore, Spazi urbani della Mediterranea Ancienne, che ha avuto avviato da tre École française all'estero, l'École française de Rome, quando era qui Alexandre Vincent, l'École française d'Athènes, quando era ad Atene Sylvain Perrot, e l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, dove è stabile ricercatrice Sibylle Emery. Il programma ha come oggetto la considerazione degli strumenti musicali come insieme di manufatti umani di interesse antropologico,
storico, archeologico e musicologico, e quindi come una parte significativa del patrimonio materiale e immateriale del Mediterraneo antico. Da questo progetto stanno uscendo molti risultati, tra cui il volume del convegno del 13, pubblicato nel 15, e una critica dal punto di vista storico, una riformulazione della definizione di paesaggio sonoro di soundscape di Schaffer da parte di Vincent, proprio perché il paesaggio sonoro è una definizione un po' troppo ampia e indistinta per una collocazione storica dell'antichità. Quindi questo piuttosto che di paesaggio sonoro preferiamo parlare di rappresentazione di un individuo, di un gruppo, la cui percezione è il risultato di una costruzione sociale all'interno di un tempo, di un contesto specifici, percezione di una varietà di istantanee sonore, o io direi eventi sonori, vissuti in un tempo e in un contesto specifico. Quello che è stato definito un sonocronotopo, urbano o rurale. E per ampie età storiche, come possono essere l'Impero Romano, piuttosto che l'età ellenistica, si potrebbe preferire l'espressione panorami sonori. Questa nella appunto proposta dei colleghi francesi di paysage sonore. E alcuni derivati abbiamo già detto del libro, e poi l'esposizione che ha girato in tre sedi a Louvre-Lens e poi a Barcellona e a Madrid, questa straordinaria esposizione di musiche delle quattro civiltà: Mesopotamia, Egitto, Grecia e Roma, di cui è uscito il catalogo nel 2017, e sempre la medesima equip. E ancora, ecco qua una piccolissima esempio gioco anche architettonico che era stato creato per questa fondamentale, direi, esposizione del 2017-2018, che ha veramente gettato una luce nuova sul nostro modo di parlare, studiare, descrivere, catalogare gli strumenti del mondo antico. E così arriviamo a un altro prodotto dell'equipe francese, del collega storico romano Christophe Vandry, sui cornua di Pompei. Sono arrivata alla fine della prima parte. Perché? Perché i cornua di Pompei mi consentono di passare alla seconda parte di questa nostra conversazione e di passare alle riflessioni sui metodi, le prospettive, gli scopi. Questi strumenti provengono da scavi ottocenteschi, successivi a quelli iniziali della metà del Settecento, in cui avvennero a Pompei i primi ritrovamenti di strumenti musicali di età romana, risalente al primo secolo d.C. Gli strumenti, come sappiamo, furono successivamente collocati nella terza sala del Museo Herculanense a Portici, di accesso riservato, a cui però, grazie alla conoscenza dell'ambasciatore inglese in Italia, Charles Barney, durante il suo viaggio compiuto nel 1770, ebbe modo di accedere. E quindi
li descrisse questi strumenti che aveva avuto modo di vedere. Io lo cito direttamente in questo articolo della Daniela Castaldo. E che cosa dice? Nel museo trovai i seguenti strumenti, a portici, eccetera, la terza sala. Tre sistri, di cui uno con quattro bacchette di ottone, uno con tre parecchie crota, gli ocimbali, dei tambour de basque, una siringa con sette canne, un gran numero di frammenti di osso d'avorio, di tibia. Ma il più inconsueto di tutti questi strumenti è una specie di tromba, ritrovata a Pompei da meno di un anno. Il tempo l'ha rovinata ed è rotta, ma non tanto da non poterne ricostruire la forma primitiva. Si riconoscono tuttora i resti di sette piccole canne di osso o di avorio che sono inserite in altrettante di ottone della stessa lunghezza e diametro, le quali circondano la canna più grande e sembrano terminare con una imboccatura. Nessuno strumento simile a questo è stato ritrovato prima d'ora, né si è potuto osservare nei dipinti o nelle sculture. E segue poi il raccontino di come, non essendo permesso a nessuno di usare la matita per disegnare gli oggetti all'interno del museo, e quando andarono a pranzo un certo Mr. Robertson, un giovane artista che faceva parte della compagnia di Barney, fece degli schizzi a memoria dello strumento più complesso di questa tromba e tuba. E che quindi risultò particolarmente interessante e tutti gli astanti lo trovarono esattissimo. Tuttavia, ciò che qui interessa è proprio che nella testimonianza di prima mano di Barney questi strumenti erano descritti, come avrebbe detto lei, di come dei fossili. Secondo il modello della storia naturale, la naturalis historia. Il modello, quello che fu il modello concettuale di riferimento delle General Histories of Music del Settecento, quella di Barney e quella di Hawkins. E in quell'epoca, come ci ha insegnato Alberto Gallo, storia non implicava un processo temporale, ma designava semplicemente una descrizione, e natura non si riferiva a fenomeni osservati empiricamente, bensì a un corpo autorevole di scritti sulla natura. Per tornare in Inghilterra, ad esempio, lo scienziato Robert Boyle pubblicò una General History dell'aria, sicché si può ben immaginare come fossero concepite dai loro autori e intese dai loro lettori le General Histories della musica di Barney e di Hawkins. Ma naturalmente il modello delle scienze naturali non nasce, delle scienze biologiche in particolare, per la descrizione degli strumenti musicali, non nasceva nel Settecento. Aveva delle radici ben più remote nella scienza aristotelica ed ellenistica, come ha indagato di recente Ambratucco nella sua dissertazione dottorale. E indipendentemente dal fatto che gli oggetti materiali, i realia, gli strumenti musicali in questo caso, esistessero o meno, e che gli eventi sonori a cui i canti e le danze fossero già scomparsi nella loro realtà fisica, gli antichi di età ellenistica avevano uno straordinario interesse per loro e li descrivevano secondo il metodo classificatorio utilizzato da Aristotele per tutte le altre scienze a cui la sua epistemologia ha dato origine. Non posso trattenermi su questo, sarebbe interessante
anche vedere quelle che sono le descrizioni che fanno gli antichi nelle loro conversazioni dotte, perché parlare di strumenti musicali diventa poi in età imperiale romana una connotazione dell'identità dello studioso, no? Di chi è colto. Ma non posso trattenermi su questo perché voglio invece procedere. E procedere in questo modo. Parallelamente alla historia naturalis c'è una historia civilis, una storia che è anche antropologica, che si forma nel Settecento. Ed è proprio a quella che noi oggi guardiamo per riflettere appunto sui metodi della storiografia musicale, anche applicata agli strumenti musicali della antichità. E in particolare è a questa domanda, no? L'eredità culturale, se accettata, dovrebbe comportare una sorta di responsabilità, quindi trasmetterla a nostra volta. E quindi la domanda è: facciamo il nostro lavoro solo per realizzare un piacere individuale o per recare giovamento alla comunità? Beh, questa domanda accompagna, devo dirvi, le mie ricerche da circa 20 anni, ed è per questo che vorrei condividere con voi un'ulteriore riflessione, magari da riprendere in discussione, sulla metodologia da utilizzare per la nostra disciplina. Metodologia che mi viene proprio da un confronto con la metodologia utilizzata per le culture musicali di tradizione prevalentemente orale, e in cui appunto nell'introduzione a questo volume Febo Guizzi ragionava sul fatto che non solo gli strumenti musicali sono naturalmente degli strumenti costruiti dall'uomo, che quindi come tali fanno parte della cosiddetta cultura materiale, ma che siamo usi anche a considerare come immateriale ciò che essi producono, cioè il suono. Ma in assenza di questo suono, e questo è uno dei punti in cui noi ci ritroviamo, sarebbe meglio, potremmo appunto accostarci al fatto che è la percezione che ne hanno i fruitori che diventa un elemento iscritto entro l'orizzonte dell'immaterialità, sia per l'aspetto acustico-sonoro, sia per quello simbolico-comunicativo. E allora ecco che questi strumenti musicali dell'antichità, che sono pressoché gli unici testimoni diretti e interni alla pratica musicale di cui parliamo, ci consentono, come diceva Guizzi, uno sguardo sulla storia, poiché sono in grado di sopravvivere allo scorrere del tempo, come è consentito alle cose in virtù della loro stessa consistenza. E lui diceva: senza ricorrere a particolari accorgimenti conservativi o a complesse tecniche della tradizione intersoggettiva, per noi questo naturalmente non è assolutamente possibile. Ma gli strumenti musicali antichi proiettano comunque il loro sguardo sulla storia, ed è uno sguardo duplice. Da un lato è uno sguardo sul contesto di rinvenimento in cui sono stati ritrovati, dall'altro sul contesto d'uso. Del loro contesto d'uso certamente apprendiamo da altre tipologie di fonti, da testi e immagini, entrambe tipologie soggette a tecniche convenzionali, condivise però dalla comunità dei musicisti antichi, della polis o della civitas o dai gruppi sociali degli ascoltatori. E analogamente la percezione degli strumenti che ne ebbero i fruitori, ricostruibile per noi non più da un punto di vista sonoro, se non virtualmente in via del tutto ipotetica di archeologia sperimentale, ma storico, attraverso ancora una volta soprattutto le immagini e i testi.
La prospettiva però antropologica accomuna gli studi sugli strumenti musicali delle tradizioni popolari e delle antichità sotto molteplici aspetti. Scrigni di significati pluristratificati, in cui si conservano una parte non trascurabile delle idee sulla musica e sul suo ruolo nel tempo passato, tracce consistenti del linguaggio con cui essa era praticata, del suo rapporto con gli esseri umani in cui era espressione, quale patrimonio di un gruppo degli abitanti di un'area geografica. Preziosi indicatori storici e antropologici della pratica anche attuale della musica. Certo, perché il modo in cui viene ricostruita quella antica parla molto della musica di oggi. Non è un caso che un centro come il Centro di Sonologia Computazionale, che è esperto di musica contemporanea, si sia anche occupato della ricostruzione della musica dell'antichità e ci dice molto sulla nostra attuale storia culturale, no? E lo stesso per il discorso delle copie. Chi costruisce le copie? Le copie incominciano, o comunque una ricostruzione di strumenti musicali dell'antichità incomincia nel Cinquecento, incomincia con le sperimentazioni di Vincenzo Galilei di ricostruzione, o con tutto quello di cui Giovan Battista Doni ci l'ha, ma memoria. E non sono forse quelli documenti culturali che ci parlano dell'antichità attraverso il 5 e il 600. Certo, così le copie ricostruite per EMAP ci parlano degli studi attuali, della nostra civiltà. Certo, ma naturalmente quindi tutto questo è in un dialogo tra il passato e il presente, laddove delle culture musicali del passato, che sono culture orali, perché tutta la trasmissione dell'insegnamento della musica avveniva da maestro ad allievo e non ce n'è traccia nella trattatistica teorica. Ci sono, sì, brandelli, ce n'è traccia nella terminologia, certo, perché la terminologia è molto più resiliente. Terminologia, cataloghi di termini, di strumenti musicali, perché la terminologia è molto più resiliente che non gli oggetti materiali. E questo però è vero anche per gli strumenti delle tradizioni popolari, di cui abbiamo tantissimi modi di chiamare strumenti che non sappiamo sempre a che cosa veramente corrispondano. E non solo. Condividono altri aspetti, anche il fatto che portano con sé, che gli oggetti sono suscettibili di essere spostati di luogo e di spazio anche in modo indipendente dagli spostamenti degli uomini che li hanno originariamente costruiti e quindi condividono una sostanziale mobilità. E questo sia nel passato, quando viaggiavano o erano portati da un luogo a un altro, e sia anche nel presente, negli anni 30 viene portato qua questo flautino di Pan, questa Syrinx, da Teptinis, molto probabilmente a Padova. Bene, certo, tutto questo fa sì che noi oggi ci interroghiamo sul fatto che nonostante la loro importanza, sia per il numero, sia per la qualità delle informazioni che possono fornire, i resti archeologici non siano, gli strumenti musicali, non siano mai stati oggetti di un corpus analitico specifico. Sparsi in molti musei, in area mediterranea, Europa, Nord America, sono spesso mal identificati o addirittura non pubblicati per mancanza di conoscenze o restano nei magazzini dei musei non identificati. Per iniziare a colmare tale mancanza, da qualche anno è stato avviato il progetto di ricerca RIMANT, di cui vedete. Non vi sto a leggere. Il progetto è però
solo l'inizio di una riflessione, di un percorso. Non sappiamo dove ci porterà, quanti strumenti saranno identificati, quali, se sapremo o meno dare un nome a tutti, e già conosciamo casi come l'aerofono di Voghenza, di cui oggi non vi ho parlato, perché c'è tempo per tutto, in cui proprio la denominazione è un problema. Ma sappiamo che è un grande problema la classificazione. Noi in questo database abbiamo adottato la classificazione Orbostel-Sachs, ma ci sta proponendo straordinari e interessantissime questioni. Ma sappiamo che gli oggetti della nostra ricerca sono manufatti umani, che proprio per questo sarà di tipo antropologico, e che intendiamo come musicologi recare qualche giovamento alle comunità dei nostri colleghi archeologi, storici e filologi, ma anche ingegneri del suono, mettendo a loro disposizione un approccio sistematico ai materiali che rinvii comunque sempre all'essere stati costruiti per un uso sonoro, perché possono essere strumenti di impiego professionale, per i grandi citaredi, i grandi suonatori, gli auleti, i competitori agli agoni, o di gioco, quindi piccoli oggetti, o per la segnaletica, come forse l'aerofono di Voghenza. E ancora, che ricordi come gli strumenti musicali sono una straordinaria categoria di manufatti umani complessi e sofisticati, ma a volte anche semplicissimi, il cui apprendimento però richiede un'abilità trasmessa da generazioni. Abbiamo già detto che i nomi sono molto più resilienti degli oggetti e permangono anche come una spia di un sapere custodito e talora segreto, degno di essere tramandato però oralmente, e che infine sono una parte del patrimonio culturale dell'essere umano sin dalla sua comparsa, che attraverso di essi gli esseri umani si sono messi in relazione con la natura, magari utilizzandone piante, parti di animali o minerali, e che su questo hanno costruito parte del loro sistema simbolico mitologico, che si sono relazionati con lo spazio naturale o costruito, come ascolteremo tra un momento, che la loro voce è stata descritta con le parole nei testi, e che infine devono aver avuto comunque un'importanza davvero speciale se tanti esseri umani del passato li hanno offerti alle loro divinità, o li hanno voluti seppellire con sé per il viaggio nell'aldilà. Aggiungerò infine, ma forse primo in ordine di importanza per noi oggi, che attraverso lo studio degli strumenti musicali veniamo a contatto diretto con i fenomeni della mobilità, sia degli oggetti sia dei popoli, e con fenomeni di contaminazione, di ibridazione. Continuiamo a ritrovare qui in Italia, giusto in area veneta, in un progetto dell'Università di Padova, il progetto tema della professoressa Dissi, degli oggetti che non sappiamo a quale esattamente cultura indigena appartenga. E tutto questo amplia questa conoscenza, questo venire a contatto con fenomeni di contaminazione culturale, amplia il nostro orizzonte di pensiero, sia di studiose e studiosi del passato, sia di donne e uomini che vivono consapevolmente nel presente. E questa è una, o quantomeno la mia, risposta attuale al quesito posto 20 anni fa da Alberto. Grazie per questo bellissimo intervento, penso che gli stimoli siano tantissimi, quelli che sono stati lanciati. Chiedo adesso alle due studentesse, Ella e Paolo, non so come si sono messe d'accordo su chi inizia per prima. Sì, comincio io. Perfetto. Allora, ringrazio tantissimo la professoressa Restani
per questa interessantissima lezione, ricca davvero di moltissimi spunti di riflessione. E anche la Fondazione per aver permesso questo incontro che ci permette, ci concede di riflettere su queste tematiche. Mi avvio a condividere lo schermo. È visibile? Sì. Adesso io mi Ok, disattivo perfetto. l'audio, così. Sì, bene. Bene. Io vi parlerò di archeologia della musica preistorica, facendo inizialmente un breve excursus, di quelle che sono le conoscenze sugli oggetti musicali preistorici e protostorici, e poi infine facendo un focus sulla Sicilia protostorica, in particolare su una classe di oggetti molto controversa, che è quella degli ossiaglobuli, che sono stati recentemente interpretati come amiloare. Innanzitutto, ecco qualche definizione. L'archeologia della musica è stata variamente definita, ponendo l'accento di volta in volta su un concetto diverso, a partire da Olsen, attraverso i resti dell'antichità. L'accento è quindi sulla cultura, la musica è parte della cultura, e quindi per una comprensione olistica delle popolazioni del passato bisogna studiarla così come qualsiasi altro fenomeno. Elenichman invece pone l'accento sugli strumenti dell'archeologia applicati proprio allo studio della musica. E Lawson e Both parlano di behaviors, music making behaviors, e quindi si riallacciano alle teorie dell'embodiment, all'agency e quindi l'uomo al centro. Quali sono gli obiettivi? Innanzitutto collocare l'evento sonoro in uno spazio, in un luogo, in un'occasione ben determinati, interpretandone il significato sociale, culturale e religioso. E mi piace ricordare la definizione di Franco Alberto Gallo di evento sonoro come fatto storico, che è scomparso nella sua fisicità, ma è comunque documentabile e interpretabile nel suo significato. Si evince quindi come l'archeologia della musica sia intrinsecamente interdisciplinare, e lo si vede bene da questo schema realizzato da Both, con le fonti all'esterno. Abbiamo fonti scritte per le epoche storiche, le tradizioni musicali viventi studiate dall'etnomusicologia, le fonti iconografiche, nonché gli oggetti musicali. Tutte le discipline concorrono a definire, a descrivere quelli che sono appunto i comportamenti musicali del passato, e ognuna di esse ha poi generato altre discipline, come ad esempio l'archeoacustica, che studia le proprietà acustiche, nel caso della preistoria, delle cavità, ad esempio, spesso in relazione con i cicli figurativi. Ecco una tabella sommaria indicativa di quelle che sono le fasi preistoriche e protostoriche in Italia. Dico indicativa e sommaria perché ogni regione ha poi i suoi riferimenti, però ecco, mi sembrava necessario comunque dare uno sguardo d'insieme. La tabella inizia con il Paleolitico medio perché è l'oggetto musicale più antico conosciuto al momento, appartiene proprio al Musteriano, al Paleolitico medio. Abbiamo poi il Paleolitico superiore, Mesolitico, Neolitico e Neolitico, età del rame, le varie fasi dell'età del bronzo, quelle del ferro che precedono la romanizzazione. Da dove partire per uno studio degli oggetti musicali storici per quanto riguarda la fase più antica, cioè il Paleolitico? Molto importante e di grande interesse è il testo di Jan Morli del 2013, esito della tesi dottorale discussa un decennio prima. Morli raccoglie per gli aerofoni 144 oggetti, ampliando quelli che sono i cataloghi fatti sino a quel momento. Le definizioni sono, egli riporta insomma quello che ha trovato, quindi ci sono a volte delle definizioni un po' dubbie per magari lo stesso oggetto.
descrive altri oggetti appartenenti al Paleolitico per le altre classi di strumenti e precede il tutto anche una breve trattazione di quelle che sono le tradizioni musicali delle moderne popolazioni di cacciatori-raccoglitori. Per una riflessione invece sulle origini della musica, abbiamo il The Origins of Music, il risultato del workshop tenutosi a Fiesole nel 97 e l'ormai classico The Singing Neanderthal di Steven Mitten. Questi due testi si riallacciano, derivano, ecco, l'impronta è quella della biomusicologia, musicologia evoluzionistica. In particolare Mitten cerca di cioè riflette sulle comuni origini di vocalità e linguaggio. Vi voglio presentare alcuni oggetti musicali preistorici e tra i più antichi, e li ho raccolti suddividendoli per classi, riferendomi alla classificazione Hornbostel-Sachs. Abbiamo qui gli aerofoni, comincio dagli aerofoni perché appunto, come dicevo, l'oggetto musicale più antico conosciuto è il flauto di Didier Bave appartenente al Paleolitico Medio, al Musteriano. Incredibile perché parliamo ancora di Neanderthal e non di Homo sapiens, infatti fino alla scoperta di questo eccezionale reperto si pensava che le proprietà, la capacità di astrazione, quindi la pratica musicale fosse attribuibile solo all'Homo sapiens del Paleolitico Superiore. Abbiamo qui invece un frammento di femore di orso delle caverne rinvenuto in Slovenia, forato, è stato al centro di un acceso dibattito in quanto molti pensavano che i fori fossero il risultato dell'azione di alcuni animali. Sono però state fatte delle indagini, l'ATAC ha rivelato che i fori e i danneggiamenti animali ad opera degli animali non sono contemporanei, che i fori sono il risultato di un'azione meccanica esterna e quindi non di decomposizione dei batteri. Se fosse stato un animale sarebbero rimaste comunque delle depressioni attorno ai fori e si sarebbe anche magari trovato ancora del materiale all'interno. Questi fori non recano tracce di lavorazione. È stato fatto un esperimento da parte di Giuliano Bastiani cercando di ricostruire il flauto utilizzando delle copie di utensili in pietra rinvenuti nella grotta e utilizzando quindi un oggetto appuntito, un percussore litico, è riuscito a realizzare i fori con molta facilità che effettivamente non recavano segni di lavorazione. Quindi è molto probabile che questo oggetto sia appunto opera dell'uomo. Abbiamo poi un esempio da Ole Fels in Germania. E questo aerofono è realizzato da un radio di avvoltoio. Prima della scoperta del flauto di De Bave si pensava che il più antico fosse il flauto di Geissen-Klosterle. Abbiamo una fonte iconografica di cosiddetto flauto da naso dalla grotta Le Trois-Frères e poi i cosiddetti fischietti realizzati da falangi con un unico foro. Qui abbiamo un esempio da Orignac, si possono trovare falangi forate con il foro ad un'estremità oppure al centro. Il foro, la zona attorno al foro è molto levigata, probabilmente per il continuo alloggiamento delle larve. Passiamo poi ai cordofoni, magistralmente studiati per quanto riguarda le geoda Junger. Abbiamo un esempio di statuetta cicladica, il suonatore di lira dell'antico cicladico. Molte statuette cicladiche rappresentano comunque i suonatori. E poi un particolare del sarcofago di Aia Triada del tardo minoico. Ecco, gli idiofoni, che sono la classe forse un po' più spinosa, ecco, che solleva le maggiori problematiche. La Venere di Lossell, questa Venere reca in mano un oggetto, probabilmente un corno, secondo alcuni si tratta di un aerofono, secondo altri invece un idiofono perché reca delle tacche che possiamo vedere lungo il corpo e più che altro perché l'imboccatura non è rivolta verso il viso e quindi la Venere non sarebbe ritratta nell'atto di suonare. Abbiamo poi gli Skyper da Brasile e poi
Poi la cosiddetta batteria di ossa di Mezin è stata rinvenuta in Ucraina, quella che è stata chiamata appunto batteria di ossa, cioè un set di ossa di mammut decorate con ocra che recavano i segni di ripetute percosse e in contesto sono stati trovati anche dei mazzuoli e dei sonagli d'avorio. Sulla base di questa interpretazione ho avanzato un po' la stessa interpretazione per il contesto di Canavento in Sicilia appartenente all'età del rame. La pratica della manipolazione delle ossa non è inusuale ma è frequente nell'età del rame siciliano. In questo caso le ossa sono state proprio separate per tipo. Abbiamo le ossa lunghe da una parte, i crani da un'altra parte e queste ossa recavano anche segni di decorazione in ocra. Abbiamo poi invece degli strumenti appartenenti all'età del ferro, il sonaglio a collana di Madonna del Piano e il crepitacolo del Finocchito, entrambi sempre siciliani, entrambi rinvenuti, sono soltanto due esempi, ma ce ne sono molti altri, entrambi rinvenuti in tombe femminili. Ecco poi i litofoni e i membranofoni. Dei litofoni vi sottopongo un'immagine moderna, Jean Loup Pringot che sperimenta le proprietà di queste pietre. La presenza, l'utilizzo di litofoni nella preistoria di questo tipo, ecco, della foto, sono supposti sulla base, sono supposti appunto sulla base di, dell'esistenza di questi oggetti un po' in diverse parti del mondo, come in Polinesia, in India o nelle Isole Canarie, per esempio. L'esistenza di litofoni in forma di stalattiti e stalagmiti sono invece documentate appartenenti al Solutreano, una fase del Paleolitico superiore. Vi sono diverse cavità in Francia, Spagna, Portogallo. In una cavità vicino Malaga, la cavità nera, formazione calcarea con stalattiti di 3-4 metri, dipinti in nero o rosso con punti, cerchi o raffigurazioni animali, che sono state ripetutamente percosse e i segni di percussione, le decorazioni sembrano contemporanei e sigillati da una recente formazione calcarea che si forma in migliaia di anni e a seguito di alcune analisi è stata appunto confermata l'antichità e insomma queste ipotesi di utilizzo musicale di queste formazioni. E abbiamo poi un altro interessante studio invece sui membranofoni d'argilla. Questi sono alcuni esemplari appartenenti alla cultura del bicchiere in butiforme della Germania centrale. E questi contenitori con bugne sotto l'orlo o con anelli sotto l'orlo sono stati interpretati come membranofoni in quanto la membrana poteva essere tesa attraverso corde che passavano appunto o attorno alle bugne o attraverso il foro. Simili ipotesi possono essere fatte ovviamente per anche altre tasse ceramiche che magari hanno l'orlo distinto o il piede, l'altro piede. Ho redatto per la Sicilia preistorica e protostorica un catalogo degli oggetti sonori soltanto sulla base delle pubblicazioni, quindi degli oggetti pubblicati, ed è evidente come esista veramente una voragine nella conoscenza degli oggetti musicali preistorici, in quanto su 62 oggetti sonori ben 61 appartengono all'età del ferro. Sono riuscita ad individuare un solo oggetto dell'età del bronzo antico, un frammento di aerofono. Passiamo adesso ai burroar, in quanto nell'ambito di questa ricerca mi sono appunto imbattuta una classe di oggetti molto particolare, che è quella degli ossiaglobuli, che come vi dicevo è stata interpretata recentemente come burroar. Che cos'è il burroar? Probabilmente lo conoscete già, comunque si tratta di un oggetto spesso in legno ma anche in osso, la lunghezza è variabile dai 15 ai 28 cm, però abbiamo esemplari che vanno anche al di fuori di questo range, lo spessore va da 1 a 5 cm, di solito lo spessore massimo al centro è di grande
verso le estremità. L'emissione del suono avviene attraverso una doppia rotazione, perché, come vedete, ad un'estremità vi è un foro, quindi viene fatta passare una corda attraverso il foro e poi l'oggetto viene fatto ruotare in aria o su un piano orizzontale o verticale. La corda viene preventivamente avvolta su se stessa, quindi durante la rotazione la corda si avvolge e si svolge ripetutamente, emettendo un suono, una sorta di ronzio, un rombo. Infatti in Italia questo strumento è conosciuto anche come rombo. La frequenza è il doppio della velocità di rotazione assale, quindi è modulabile ed è per questo che alcune popolazioni, come gli aborigeni, lo utilizzano per comunicare su lunghe distanze. Le funzioni documentate presso gli aborigeni e i Navajos, ad esempio, sono tanti: riti iniziatici, concili tribali, rituali e anche medicina, in quanto in particolare gli aborigeni pensano, cioè identificano questo oggetto con il serpente arcobaleno, che è la divinità legata alla terra, alle forze naturali, alla fertilità, oppure come voce di Daramulum, il figlio di Bayame, il dio del cielo per eccellenza. E vi mostro qui uno strumento aborigeno moderno, ecco, che è quello sotto, che potete vedere sotto. In alto invece un oggetto interpretato con il roar appartenente al Paleolitico superiore rinvenuto alla Roche. E l'oggetto aborigeno con questa decorazione ricorda un po' gli ostiaglobuli, appunto. Sono degli oggetti, come vi dicevo, molto particolari, il cui utilizzo non è ancora molto chiaro. A destra potete vedere un esemplare integro, quasi integro, da Castelluccio. In Sicilia ne sono stati rinvenuti ben 22, ma abbiamo degli esemplari anche a Troia, 4 da Troia, uno da Malta, della cultura Tarshin, uno da Lerna, nel Peloponneso, e uno, probabilmente due, perché il secondo è ancora in dubbio, dalla Puglia. E per quanto riguarda la Sicilia, sono tutti attribuibili all'orizzonte culturale di Castelluccio del Bronzo Antico, siamo quindi nel 2200 a.C. Sono ossa decorate con dei globi in rilievo, abbiamo anche una decorazione al reticolo che può essere presente o no. E sono stati distinti tre tipi: un tipo occidentale a base concava e sezione a V, come quello della foto a destra, un tipo orientale a base piana e un tipo 3 allungato con globi piccoli e quadrangolari. Nel 2006 l'archeologo siciliano Giovanni Di Stefano ha appunto avanzato questa interpretazione per una variante del tipo 1, in particolare il frammento della baravitalla che vedete a sinistra, come burroar. Questa interpretazione ovviamente può essere dimostrata attraverso una ricostruzione sperimentale probabilmente dell'oggetto, ed è quello che mi propongo di fare, cioè fare una scansione laser del frammento di Baravitalla, una proposta di ricostruzione sulla base sia degli oggetti integri che insomma delle formule di proporzionamento, e poi una stampa 3D. Prima, ecco, intanto, ecco, nel frattempo di ottenere tutti i permessi, mi sono un po' dilettata a riprodurli, ecco, in versione, se così si può dire, casalinga, per indagare meglio le proprietà e le caratteristiche di questi oggetti, ma più che altro se questa interpretazione è legata solo al frammento di Baravitalla o se può essere estesa anche agli altri esemplari. In quanto mi lasciavo un po' perplessa, lo spessore dei globuli, la base concava degli esemplari, per esempio da Castelluccio, in quanto la frizione dell'aria nel momento della rotazione attorno al proprio asse probabilmente non avrebbe destato le stesse conseguenze sonore. E in effetti la riproduzione che ho fatto in legno, realizzato in legno, dell'esemplare da Castelluccio non emette suono, appunto, probabilmente per la base concava. L'esemplare da Lerna, che potete vedere nello schema A2 a base piana, non emette suono, forse perché i globi sono molto rilievo. Effettivamente quello da Baravitalla emette un suono del tutto simile a quello dei burroar conosciuti.
Cosa possiamo, diciamo, concludere? Quali sono le conclusioni che possiamo trarre da questa riflessione? Preistoria e protostoria sono ricche di testimonianze materiali della pratica musicale, che è documentata sin dal Paleolitico, in concomitanza con la comparsa dell'uomo anatomicamente moderno, ma come abbiamo visto anche prima con i Neanderthal. Queste conoscenze andrebbero inserite a pieno titolo nei volumi di storia della musica che di consuetudine iniziano la trattazione della grecità e si rende ovviamente necessario un censimento degli oggetti musicali preistorici, cosa che comunque, come ci ha anche narrato la professoressa Restani, è oggetto dei progetti tuttora in corso, come ad esempio il progetto IMAND. Questo è tutto, vi ringrazio per avermi ascoltato. Buonasera, sono Ella Nogi e nel mio intervento parlerò delle fonti per lo studio degli strumenti musicali medievali. Lo studioso degli strumenti medievali lavora su diverse tipologie di fonti. Queste sono l'archeologia musicale, l'iconografia musicale e diverse fonti testuali. Nella prima parte del mio intervento discuterò molto brevemente l'utilità di ciascuna di queste fonti e i relativi problemi, e nella seconda parte invece illustrerò i testi letterari. Le ricerche archeologiche hanno dato un importante contributo allo studio degli strumenti medievali, però il problema è che spesso lo studioso trova solo dei frammenti, che spesso non si sa se appartenevano a strumenti a pizzico o ad arco. È diversa la situazione degli strumenti idiofoni o aerofoni, per i quali è stato possibile trovare degli strumenti meglio conservati. Invece, per quanto riguarda i cordofoni, gli strumenti conservati sono pochissimi, alcuni sono però di straordinario valore. E in generale non provengono da scavi, ma da collezioni private. Quindi, per l'organologo, questa tipologia di fonti è quella più affidabile, diciamo, per quanto riguarda gli aspetti costruttivi. Ovviamente non sono sufficienti per avere un quadro completo sugli strumenti musicali medievali, perché queste fonti non ci forniscono informazioni sugli aspetti sonori, cioè sul suono, sul timbro, sull'accordatura, o sulla tecnica, sulla postura, per esempio. E queste informazioni le possiamo trovare invece nelle fonti iconografiche. Spesso possiamo vedere molto bene come veniva tenuto lo strumento, come venivano tenute le mani, se lo strumento veniva suonato con le dita o con il plettro, con quante dita della mano. Il problema è che spesso le fonti iconografiche ci trasmettono delle informazioni irreali. Possono esserci molti errori o distorsioni per motivi stilistici o per l'assenza della prospettiva. E succede spesso che l'illustratore non segue dei modelli ideali, ma altre fonti iconografiche, magari molto più antiche o su supporti diversi. E per questo motivo, come in queste due miniature che vediamo, troviamo spesso degli strumenti eccessivamente grandi, oppure una tecnica improbabile. Qui, se osserviamo la mano sinistra della figura, vediamo che è completamente ideale. Oppure possono esserci numerosi errori nella rappresentazione delle corde. Qui, per esempio, in questa miniatura vediamo quattro corde che poi diventano tre, però se osserviamo il cavigliere, vediamo che i conti non tornano perché dovremmo avere otto corde.
Per questo motivo, lo studioso deve tenere conto anche delle fonti, testuali. Queste due fonti non bastano, cioè l'archeologia musicale e l'iconografia non sono sufficienti. L'altro problema riguarda la denominazione degli strumenti. Nel periodo medievale ci sono pochissime illustrazioni che riportano anche il nome, la denominazione dello strumento. Questa miniatura che vediamo qua è una delle pochissime, uno dei pochi esempi in cui vengono riportati anche i nomi, qui leggono le parole come organistum, chitarra e lida. Ci sono diversi testi su cui lo studioso può lavorare, dai testi letterari alle opere enciclopediche, filosofiche, teologiche, ai trattati musicali, e ovviamente è una categoria a parte, quella delle fonti d'archivio, che oggi non discuterò. Per quanto riguarda i trattati musicali, per gli strumenti europei, questi non sono molto utili, perché contengono pochissime informazioni sugli strumenti musicali. Non è così nella trattatistica araba. Quella araba era molto interessata agli aspetti tecnici della musica e troviamo spesso delle descrizioni molto, molto dettagliate degli strumenti, in particolare del liuto. I trattatisti arabi spesso forniscono informazioni molto, molto tecniche, molto precise, per esempio sulla preparazione delle corde, sui rapporti tra i tasti del manico dello strumento. E tutte queste informazioni sono assenti o quasi assenti nella trattatistica occidentale fino al 400. Le pochissime informazioni che troviamo sugli strumenti si trovano in generale nei paragrafi dedicati alla classificazione degli strumenti. E per questo motivo possiamo rivolgerci alle fonti letterarie, ai testi letterari. Attualmente è relativamente facile reperire le citazioni che contengono riferimenti agli strumenti musicali. Moltissimi testi medievali sono stati digitalizzati e sono disponibili in rete, in banche dati interrogabili, dove possiamo cercare delle parole, in questo caso strumenti musicali o anche termini tecnici. Per ogni area linguistica ormai esiste una banca dati, almeno per le lingue romanze, per le lingue germaniche, e ci sono anche dizionari etimologici, molti dei quali sono disponibili in versione digitale, che contengono delle attestazioni già identificate dai redattori dei diversi dizionari. Questo elenco non è esaustivo, riguarda solo le lingue romanze e le lingue germaniche. Quindi, rispetto a qualche anno fa, 10-20 anni fa, oggi è relativamente facile reperire le attestazioni. La difficoltà è interpretare correttamente i dati che provengono dai testi. In generale, non troviamo descrizioni complete neanche nei testi letterari, sono a conoscenza di due frammenti, due citazioni. Questa è la prima, è tratta da un romanzo antico francese che si chiama Galeran de Bretagne, che contiene una bella descrizione di un'arpa decorata che apparteneva a una persona nobile. Qui c'è addirittura un riferimento al plettro che era la chiave per accordare lo strumento.
siamo alla fine del XII, all'inizio del XIII secolo. La seconda, più di un secolo dopo, è di un romanzo medioevo-alto tedesco, in cui c'è una descrizione dettagliata, simile alla citazione che abbiamo visto prima, di una fede chiamata anche Gige nello stesso testo, qualche verso dopo. In generale, nei testi letterari, troviamo soprattutto delle liste, delle enumerazioni. Si tratta di una figura retorica particolarmente frequente nei romanzi in versi, assente nei romanzi in prosa. Le liste possono arrivare fino a 30 strumenti, e sono frequenti soprattutto in scene di feste o in altre scene in cui ci sono dei giullari. È una figura retorica, cioè in generale le enumerazioni sono molto frequenti nei romanzi, è come sul modello dell'enumerazione dei cavalieri della tavola rotonda ci sono anche le liste degli strumenti. In questa citazione che vedete, molti strumenti sono citati in forma indiretta attraverso i verbi che derivano dai sostantivi per suffissazione. Nella maggior parte delle lingue romanze, e anche in quelle germaniche, in tedesco e in inglese, ci sono queste forme, qui vediamo per esempio arte, c'è anche in castigliano e in galego portoghese, arpar, cioè suonare l'arpa, o zitolar, suonare la sitola, anche in tedesco, zittern. Però sono assenti in italiano antico queste forme. Quindi per la nostra ricerca dobbiamo tenere conto sia dei sostantivi che dei verbi. E anche quando questi testi non ci forniscono informazioni sugli strumenti, cioè sugli aspetti costruttivi o sonori degli strumenti, hanno comunque la loro utilità per la terminologia. Riesco a andare avanti. No. Si è bloccata slide. Rifaccio, condivido nuovamente lo schermo. Rimasti. Ecco, si vede adesso. Ecco, qui ci sono due citazioni che contengono delle informazioni ideali, cioè esattamente come nelle fonti iconografiche possono esserci delle distorsioni, cioè delle informazioni ideali, di solito sono figure retoriche, in questa citazione la citola ha 101 corde, oppure i liuti d'oro sono evidentemente delle figure retoriche e non sono delle informazioni organologicamente affidabili. Però facendo una ricerca sistematica è possibile trovare delle informazioni sugli aspetti costruttivi, sonori degli strumenti o sulla tecnica, sul repertorio. Nelle prossime slide vi farò vedere alcune citazioni interessanti da questo punto di vista. La maggior parte di queste citazioni l'ho trovata,
proprio grazie alla ricerca effettuata su dizionari o su strumenti online. Qui, per esempio, in queste due citazioni ci sono delle informazioni sui materiali da utilizzare per la costruzione dei cordofoni. Cipresso, nella seconda citazione, c'è un'informazione su come scegliere il legno per i diversi strumenti. Spesso informazioni di questo tipo le troviamo non nei trattati musicali, ma nei trattati, cioè in altri testi scientifici, in testi filosofici o teologici o enciclopedici. E questo vale anche per le corde, per le informazioni sulla preparazione, sui materiali delle corde. Anche nella citazione successiva, tratta sempre da un testo letterario, ma anche filosofico, c'è un'informazione sull'estensione degli strumenti a manto e sull'accordatura. Si tratta di un'allusione abbastanza vaga, per cui non è un'informazione molto affidabile, anche in questo caso, perché non sappiamo se questo riferimento ai tasti. Sei o sette tasti sono da interpretare in senso diatonico, in senso cromatico. Comunque si tratta di informazione che non troviamo nella trattatistica musicale. Nella prossima citazione vediamo una descrizione molto sintetica della preparazione delle corde, sempre di un testo filosofico, teologico. E l'autore allude molto brevemente, utilizzando praticamente solo dei participi passati, alle diverse fasi di preparazione delle corde. In queste tre citazioni c'è un'informazione sul suono dello strumento, sul timbro. E sembra che la chitarra, cioè quella che si chiamava chitarra nel 300, nel 400, avesse un suono acuto. Entrambe le citazioni contengono, cioè tutte e tre le tre citazioni contengono l'aggettivo acuto riferito alla chitarra, al suono della chitarra. Io ho riportato due citazioni tratte dalla letteratura medio-inglese che contengono riferimenti all'uso delle unghie per l'arpa. Nella seconda c'è un'informazione, c'è un'altra informazione che riguarda la tecnica, perché sembra che si utilizzassero le cinque dita della mano per suonare l'arpa, mentre attualmente il mignolo non si usa. L'uso delle unghie è confermato da un breve trattato di musica di Paulus Paulinus, che è stato un erudito praghese, e nel breve paragrafo dedicato all'arpa vengono menzionate le unghie per le corde di budello. Le ultime due citazioni riguardano il repertorio. Gli strumenti nei testi letterari spesso vengono evocati in contesti di danza o spesso vengono associati a generi lirici concreti o generi coreografici. In generale, però, ci sono pochissime allusioni, riferimenti a composizioni concrete. Qui ho riportato solo due citazioni. La prima è tratta dal romanzo occitano Flamenca, in cui vediamo che il genere lais, che normalmente nella letteratura antico francese viene spesso associato all'arpa, qui viene suonato dalla viola.
L'altra citazione è di 2 secoli dopo, è del Testamento di Dio, in cui c'è un riferimento a un'eventuale versione di elaborazione polifonica eseguibile al rito del Salmo de Profundis. Dunque, concludo molto brevemente la ricerca organologica deve essere sempre interdisciplinare, deve sempre tenere conto degli aspetti stilistici, storici, linguistici e filologici. È molto importante lavorare sulle diverse tipologie di fonti e considerare il contesto iconografico o testuale. E chiudo ringraziandovi per l'attenzione e lascio la parola a chi vuole intervenire. Vedo che c'è una domanda da parte di Giorgio. No, le mani erano due e stavano battendo in segno di complimenti, ma c'è anche una domanda, quindi ne approfitto per infilarmi. Grazie intanto per le interessantissime relazioni. Ho apprezzato particolarmente il riferimento all'ambiente padovano e al progetto che è stato fatto a Padova, provenendo dalla medesima università. E la mia domanda è per Ella, riguarda appunto questa ricostruzione, mi pare di capire che si basa molto sugli aspetti e sulle fonti letterarie. Ci sono, secondo te, delle differenze, potremmo dire, geografiche, visto che tu hai citato Juan de Lezina, ma mi riferisco anche a quel passaggio in cui praticamente si parlavi delle unghie, no? Poc'anzi. Ci sono delle differenze organologiche, di tecnica, di prassi esecutiva fra le varie edizioni di letterature, diciamo, differenze geografiche che hai potuto riscontrare, se le hai riscontrate e se sì, quali sono? Grazie. No, in generale no. Cioè, studiando gli strumenti a pizzico, ho avuto la conferma che fino a metà 400, ma anche fino a 500, gli strumenti a pizzico venivano suonati tutti con il pizzico dappertutto. Quindi io ho sempre considerato tutta l'area europea, quindi tutta l'area delle lingue romanze, quelle germaniche e in misura minore anche quelle dell'est, e in generale non ho riscontrato differenze, a parte che nelle fonti dell'est c'è sempre un ritardo, perché certi strumenti compaiono molto, molto tardi, da 400 in poi. Certo, perché è molto interessante la questione delle unghie che suonano, no? Non è abbastanza un unicum, no? Tra l'altro viene confermata anche da Vincenzo Galilei nel 500, che cita l'uso delle unghie degli artisti irlandesi, però. Quindi sembra che fosse una cosa legata agli inglesi o agli irlandesi, ma non è detto, bisognerebbe fare una ricerca più approfondita, ma io mi sono occupata solo della famiglia della chitarra e del lutto, quindi non saprei come esattamente la situazione dell'arpa, però se c'è qualche artista qui presente forse può aggiungere qualche informazione in più. Grazie. Se no. Vedo altre due mani alzate, non so se sono per me o per le altre due relatrici. Io volevo fare una domanda a Paola, però se c'è qualcuno ancora per te, aspetto. Paola ha la mano alzata. Io volevo chiedere a un... restare, la professoressa Restare.
Però dimmi Cristina, dimmi. Sì, volevo chiederti, prima hai accennato al fatto che questi reperti su cui stai lavorando verranno sottoposti ad analisi, la TAC farai? No, volevo fare una scansione laser e una scansione 3D, sì. Sì, e mi incuriosiva l'istituto presso cui farai tutto questo, cioè ti concederanno di prendere questi oggetti? Infatti è in corso, ecco, io speravo di mostrarvi un po' di più oggi, però è tutto in corso, ho chiesto, insomma, l'Università di Catania farà da tramite, ecco, chiederà al museo perché il frammento di Baravitalla è esposto a Modica, quindi, insomma... È una trattativa in corso. Immagino. E poi per fare questa scansione dove il museo è attrezzato o presso qualche istituto specializzato? Il dipartimento di fisico, quello di ingegneria, degli strumenti che insomma possono essere utilizzati a questo scopo. Quindi. Aspettiamo i risultati allora. Ecco, sì, spero di mostrarvi. Benissimo, grazie. Bene. Sì, ne approfitto forse per chiedere una cosa alla professoressa Restani. Volevo chiederle, ecco, come musicologi e archeologi possono dialogare in modo proficuo, ecco, cosa ne pensa di questo dialogo che, insomma, in questo mi sento molto partecipe, ecco. Beh, intanto grazie Paola, anche complimenti per la... sua presentazione anche a ella. Sono rimasta molto positivamente colpita dall'interesse di entrambe, dalla precisione, quindi veramente complimenti. Grazie. Allora, è un grande tema, naturalmente non nasce oggi, è un tema che però può senz'altro evolvere oggi, nel senso che la ricerca multidisciplinare è qualcosa di sempre più incoraggiato. E quello che così, a mio parere, ma naturalmente qui entriamo in una discussione in cui entrano in ballo non solo le competenze, ma anche le proprie esperienze, probabilmente. Cioè, nelle mie diverse esperienze ho sempre trovato estremamente fruttuoso il dialogo, laddove ciascuno opera all'interno della propria area di competenza. Faccio un esempio molto, molto banale. All'inizio della mia storia, negli anni Ottanta, ho avuto la fortuna, durante il periodo del dottorato, di imbattermi nel progetto di Fede Berti, che allora era la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, dove è conservata la straordinaria collezione dei vasi di Spina, città etrusca, il mercato più importante dell'Alto Adriatico. E la dottoressa Berti si era resa conto che una grande parte dei suoi vasi aveva iconografia di carattere musicale. All'epoca non avevamo ancora tutti gli studi, no? Sto parlando del 1985, eccetera. Lei ha proceduto a mettere a disposizione l'archivio e tutte le sue competenze nella descrizione degli oggetti, ovviamente. Quindi ecco. E io, che in quel momento stavo veramente imparando, intanto ho cercato la bibliografia e i contatti che in quel momento erano con gli iconografi della scuola francese, gli allievi di Vernin, eccetera, quindi François Lissarag e tutta il suo gruppo di studiosi che si occupavano appunto dell'iconografia del simposio, perché in realtà la maggior parte di quegli oggetti riportavano iconografie simposiali.
E per forza, perché erano dentro delle tombe con tanti altri vasi di carattere simpotico. Quindi era un gioco, no? Un gran gioco, tra virgolette, cioè era un grande sistema di riferimenti che rimandavano tutti allo stesso momento del simposio, che evidentemente gli Etruschi, a cui gli Etruschi anche attribuivano molto valore, ma attribuivano valore anche al poter dimostrare di possedere i vasi che venivano dall'Attica, perché di vasi attici si tratta nelle necropoli di Spina. E quindi quella collaborazione è stata una collaborazione straordinaria che ancora oggi continua con altri progetti, eccetera. Perché? Perché ciascuno di noi ha cercato, nell'ambito delle sue competenze, di mettere a disposizione dell'altro veramente tutto ciò che poteva e che sapeva, e mantenendoci molto aperti verso anche i suggerimenti che dall'altra disciplina vengono, però senza mai impersonare chi non si è. Voglio dire, l'archeologo sa fare l'archeologo, ma quando abbiamo avuto bisogno, per esempio per questo strumento che adesso stiamo cercando di valorizzare in un altro dei musei che è stato di competenza di Fedeberti, cioè il Museo di Vogenza, Abbiamo bisogno ancora, non è definita, ma di competenze naturalmente, di fisici per giusto fare le copie 3D, di ingegneri del suono, eccetera. Ci siamo rivolti di volta in volta ai colleghi, abbiamo stipulato convenzioni con appunto l'Università di Padova, il laboratorio, eccetera eccetera, e quindi coi due dipartimenti, quello di ingegneria, quello di beni culturali, insomma, cioè di volta in volta io credo che sia importante fare fino in fondo il proprio mestiere e non occupare il territorio di altri o non arrogarsi competenze di altri, perché io impiego 40 anni a sapere briciole della mia disciplina e così colleghi. Allora non posso improvvisarmi archeologa o quello o filologo. Va bene, io sono una filologa di origine, ma ormai il mio ambito l'ho lasciato da tanto tempo, per cui anche lì mi rivolgo a chi alle competenze di cui ho bisogno. L'importante è garantire alle discipline con cui collaboriamo, nel suo caso gli archeologi, un occhio diverso che gli archeologi magari non hanno, perché guardano dal loro punto di vista. Noi guardiamo con delle domande differenti, perché siamo all'interno di una storia culturale che è quella della musica, quindi dei suoni, dei musicisti, un altro mondo rispetto a quello degli archeologi. Però certamente nel momento in cui ci occupiamo di preistoria è fondamentale dialogare con gli archeologi, ciascuno con le proprie competenze. Okay, non saprei dire altro, ecco. Grazie. Bene, se non ci sono altre domande, possiamo chiudere questo ultimo appuntamento. Ringrazio ancora la professoressa Restani, Paola e Ella che hanno organizzato questo evento. E l'ultimo appuntamento, ringrazio come di consueto Lina e Paola che hanno coordinato tutte le attività di questo bellissimo gruppo, e vi do un po' in anteprima anche una bella notizia: con il 2022 la Levi riprenderà i Levi Campus, che purtroppo la pandemia ha bloccato, ovviamente. Ci eravamo visti proprio a ridosso nel gennaio 2020 e con il 22 stiamo lavorando per riuscire al bando e ci vedremo numerosi in Palazzo Giustiniano Lolin.
Grazie a tutti e ci risentiamo il 23 allora. Arrivederci. Molte grazie a voi, molte grazie veramente. Grazie Roberto.